Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5. Intanto grazie a tutti i radioascoltatori che sono in ascolto e vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. E vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'Istituto pubblica periodicamente, quando ne ha possibilità, un bollettino. I bollettini dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti contengono svariate cose a seconda del periodo, a seconda dei vari intenti che ci sono, ricordo profezia, chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare, il paganesimo come antideologismo, il pensiero neoparmenideo ed il paganesimo confronto, il mondo nuovo nel segno dell'antica dea, federazione pagana, questo fu pubblicato nel febbraio del 95, oppure saltando a dicembre, sempre lo stesso anno, Saturniosis. Il maiale simbolo della vagina, Etruschi nostri fratelli, Summano, tribuna interventi, politica politeista, il presente non è irraggiungibile, il presente non è un territorio proibito, politeismo e paganesimo solo la tolleranza, l'erotismo e la liberazione, bella anima mundi. E questo è un altro bollettino che fu pubblicato in dicembre. L'ultimo bollettino che è stato pubblicato è una monografia sul crogiolo dello stregone, cioè quello che noi abbiamo presentato nel corso delle trasmissioni andando a definire il crogiolo dello stregone. Ricordo, prima di continuare questo, che sabato, 7 febbraio, cioè questo sabato, teniamo una conferenza a Treviso su magia, paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Ricordo che la conferenza segue la stessa identica traccia che è stata tenuta a Vicenza. E, niente, a Treviso sapete ormai tutti i radioascoltatori conoscono la vicenda. Noi avevamo chiesto una sala comunale, una sala adibita per manifestazioni culturali al sindaco di Treviso. E c'era stata concessa, la conferenza doveva essere tenuta a Palazzo Nigo, e invece il sindaco, quando ha visto che noi non siamo cristiani, cioè non obbediamo ai caratteri che lui pensa che noi avremmo dovuto obbedire, e non diciamo le cose, o non avremmo detto le cose che lui pensa che noi avremmo dovuto dire, ci ha interdetto l'uso della sala, cioè ci ha privato della libertà di espressione delle nostre idee. Ora, è facoltà di qualsiasi comune dare o non dare la sala se quello che viene detto non è pertinente all'uso della sala, nel senso, io non posso presentare una rassegna di cavalli in una sala comunale adibita a incontri culturali. E se presento una rassegna di cavalli e pretendo di portarmi i cavalli in quella sala, chiaramente questo non è possibile. Però il sindaco non ha nessun diritto di entrare nel merito dei concetti, delle idee e delle espressioni. Questo, per il mio punto di vista, il mio punto di vista personale, è un attentato gravissimo alla Costituzione della Repubblica. Cioè, è in corso un'operazione da parte di alcuni personaggi dell'establishment, del comando sociale, a dire, non sono le leggi a cui bisogna tenersi, non sono le regole sociali a cui bisogna tenersi, ma o tu fai quello che voglio io o tu non fai nulla. E questo è di una gravità immensa, al di là del soggetto che subisce questo. Cioè, oggi è toccato a noi, domani toccherà chiaramente a qualcun altro. Naturalmente, non tutti sono d'accordo con questa impostazione della vita o della visione del mondo, e una sala privata ci è stata concessa a Treviso. Infatti la CGIL di Treviso ci ha concesso la sala Filt, via Dandolo 2, dove poter tenere questa conferenza. Allora, tutti quelli che vogliono assistere a questa conferenza vengono dirottati presso la CGIL di Treviso. Allora, ricordo che la conferenza la teniamo presso la CGIL, sala Filt,
via Dandolo 2 Treviso. In cosa consiste questa conferenza? Consiste nell'esporre i concetti fondamentali del paganesimo, della magia e della stregoneria. Se qualcuno parla di stregoneria o di magia per fare le carte e per truffare qualcuno, voi state sicuri che le sale gliele danno, cioè i cattolici hanno bisogno di questo tipo di personaggi perché possono indicare loro come truffatori e nascondere se stessi, cioè nascondere la truffa del proprio pensiero, della propria ideologia. Per cui se qualcuno viene a dire dammi una sala che faccio le carte e parlo di astrologia, subito gliela danno, perché questo consente ai cattolici di dire vedete, lui è un truffatore, mentre il nostro Dio non è un truffatore. E questo è esattamente il contrario. Ma se qualcuno parla di paganesimo, magia e stregoneria per ciò che sono e non per ciò che gli altri vorrebbero che fossero, allora intervengono per negare l'accesso. Chiaramente a volte ci riescono, altre volte non ci riescono, cercano in tutti i modi comunque di fermare quella che è la diffusione delle idee, la diffusione del pensiero. Per fare in modo che solo il loro pensiero sia il pensiero dominante. In questa conferenza esporremo una serie di principi che servono a dare un quadro generale di che cos'è il paganesimo, la stregoneria e la magia. Se qualcuno ha seguito la nostra trasmissione, sanno benissimo che esiste due momenti di magia assoluti. Ed è il momento della nascita ed è il momento della morte del corpo fisico. Cioè, questi sono i due grandi momenti di magia. E la stregoneria non è altro che il modo con cui percorrere questo spazio fra due operazioni magiche attraverso un'azione per prendere nelle proprie mani la propria vita, le proprie decisioni, il proprio modo di essere e non mettersi in ginocchio davanti a nessuno, tantomeno al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è la stregoneria. E il paganesimo, se qualcuno ha seguito le nostre trasmissioni, sa che il paganesimo è la relazione fra gli esseri umani che costruiscono se stessi e il mondo che ci circonda come coscienze che costruiscono se stesse. Per cui è una relazione dialettica fra gli esseri umani e il mondo circostante, fra il mondo circostante e gli esseri umani. Per cui questo è in sintesi il discorso. E noi parleremo della creazione nel paganesimo politeista. La vita e la morte nel paganesimo politeista, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario visto dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, il circostante come coscienza, i riti di stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Come ricordo che il termine religione sta a legare. Cioè legare l'essere umano, cioè questo è il significato originale dato però da Cicerone, dopodiché bisognerebbe andare a scoprire un po' meglio il significato ancora più antico, perché il termine religione non ha nessun referente nella lingua greca, nel greco antico, è puramente romano e da quello che dice Cicerone è il legame fra l'essere umano e il mondo che ci circonda e le potenze, le coscienze del mondo che ci circonda. Non è la sottomissione dell'essere umano a quanto ci circonda, per cui sono due cose diverse. Posso dire che il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è tutto meno che una religione, è un modo per stuprare gli esseri umani. E a proposito per stuprare gli esseri umani, vediamo un attimo la trasmissione di oggi, che sarà abbastanza breve. Parleremo della seconda parte del crogiolo del male. Abbiamo cominciato a introdurlo già l'altra volta, il crogiolo del male, e oggi continuiamo l'introduzione del crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Il crogiolo del male è l'arte attraverso la quale gli esseri umani vengono privati della loro volontà e della loro determinazione e messi in ginocchio. Abbiamo già detto che ogni percorso di libertà, ogni percorso anche di stregoneria, ogni percorso di paganesimo è un atto di liberazione soggettiva, cioè è il soggetto che esercita la propria volontà per percorrere un cammino. La sottomissione dell'essere umano invece non è un atto di volontà soggettiva, ma è un atto che il soggetto subisce dal mondo circostante. E viene costruendosi all'interno della specie come pratica normale, come costume, come tradizione, come modo di fare.
Siamo arrivati al punto che ormai battezzare i bambini è una cosa normale. Chi lo fa sembra quasi strano al sistema sociale, sembra quasi un reietto, mentre invece è proprio battezzare i bambini che è una cosa perversa, una cosa cattiva. Scusate. Per cui il crogiolo del male è questo. Ho già detto anche l'altra volta che l'elaborazione dei concetti del crogiolo del male mi è venuta parlando con una speaker di questa radio. E l'ho vista, cioè ho visto dietro le parole che stavo usando e mi sono accorto che parlavo del male quasi sempre come comando sociale e non come pratica quotidiana degli esseri umani. Allora ho deciso di affiancare al crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo anche il crogiolo del male. E in tre trasmissioni dovrei prepararmi per arrivare ai primi elementi del crogiolo del male, cioè il primo elemento che troveremo del crogiolo del male sarà come costringere l'individuo a considerare se stesso al centro del mondo, cioè al centro del mondo come creato da Dio, per cui tutto il mondo deve essere appropriato da lui, deve appropriarsi del mondo. Per costruire questo è necessario capire quali sono i meccanismi. E adesso parleremo della seconda parte dell'introduzione del crogiolo del male. Non interessa a questo lavoro la storia dell'educazione sociale, interessa individuare gli elementi attraverso i quali si articola la distruzione del divenire magico dell'individuo. Un sistema sociale può abbandonare i bambini a se stessi, ma questo non comporta la distruzione del divenire emozionale del bambino. Se egli sopravvive, metterà in atto tutta quella serie di adattamenti nel suo ambiente che gli consente la sopravvivenza. Non interessano nemmeno le condizioni di miseria e di ricchezza. Né le une né le altre sono in grado di condizionare il divenire dell'essere umano. Esistono condizioni di adattamento che, anche se spesso non sono invidiabili, non piegano a se stessi la struttura emotiva, ma permettono degli adattamenti. Starà ai soggetti poi modificare le condizioni nelle quali si trovano e trasformarsi. A noi interessa l'arte della magia nera, cioè l'attività per la quale si piega la struttura emotiva, le esternazioni delle emozioni, la soddisfazione dei bisogni di un individuo per costringere quest'ultimo ad agire non per il proprio sviluppo, ma per lo sviluppo di enti estranei a se stesso, dove l'azione della magia non consiste in una costrizione fisica, ma in una tale incisione per cui la sua azione è fatta in obbedienza a fattori diversi da se stesso. E questo diventa per lui naturale e scontato. Si è già detto come leggi e imposizioni determinino la struttura sociale. Questa garantisce la sopravvivenza del popolo, dello Stato e della nazione. Lo Stato e la nazione devono concedere delle condizioni di esistenza a quegli individui che con la loro azione rafforzano lo Stato e la nazione. In altre parole, viene a costruirsi una gerarchia di controllo degli individui, una gerarchia che diventa oggetto in sé, cosciente di esistere ed esprime i bisogni della propria conservazione. Quando le religioni rivelate si affacciarono ai vari sistemi sociali, espressero due bisogni fondamentali: la sopravvivenza dei piccoli gruppi che le praticavano all'interno di strutture sociali pagane piuttosto strutturate, e la necessità di perpetuare oltre il tempo la pratica della religione rivelata. Il paganesimo non esprimeva questa necessità, anche se era culto di Stato, le varie forme pagane non dovevano sopravvivere a tutti i costi. Le divinità potevano essere sostituite senza per questo sparire o rimuovere i culti delle precedenti. Le divinità pagane non dovevano vincere a tutti i costi, c'erano nella misura in cui gli esseri umani le riconoscevano e riconoscevano la necessità della loro interazione. Con l'avvento dei culti misterici, prima, e le religioni rivelate poi, fu necessario perpetuare la credenza di quel Dio e specialmente di quella comunità che quel Dio pretendeva di rappresentare. Le religioni rivelate dichiararono guerra ad ogni altra forma religiosa fin dal loro nascere. Le imprecazioni del Gesù dei Vangeli ufficiali contro i farisei è un'indicazione alle comunità di riferimento del come ci si deve comportare con chi non si sottomette. Portate i miei nemici, quelli che non volevano che regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Questo è quanto dice Gesù per bocca di Luca. Ricordiamo che il Vangelo di Luca fu il primo Vangelo riconosciuto dal cattolicesimo.
la possibilità da parte della comunità che segue un Dio rivelato all'interno di una struttura pagana è quella di costruire elementi solidali che vanno oltre i doveri civici nei confronti dei vari membri della città e, in secondo luogo, espandere il proprio credo ai figli affinché questi continuino l'opera di sostentamento della comunità. Il Dio rivelato non è l'oggetto immanente del paganesimo che può cambiare i nomi, ma è sempre presente. Il Dio rivelato è lontano, distante, non si interessa delle faccende umane. Non è relazione dimostrabile come il sole, il cielo tonante, la madre terra, il bosco e la fonte. Inoltre, la setta manifesta un Dio e un credo diverso da quello della città. Il membro della setta deve essere separato dal tessuto sociale. È a questo punto che le religioni rivelate mettono a punto uno strumento nuovo sulla scena della storia, il condizionamento educazionale. La città rende omogenei i comportamenti dei suoi cittadini, ma non costringe il cittadino ad accettare il credo. Al contrario, nella setta delle religioni rivelate, il credo deve essere imposto al bambino con la massima attenzione. Non è un caso che nei Vangeli gnostici il bambino a cui il Gesù gnostico si riferisce sia un lattante, mentre nei Vangeli ufficiali i bambini cui bisogna rassomigliare siano identificabili come preadolescenti. Sia nella gnosi che nel paganesimo, l'adattamento soggettivo all'oggettività in cui si vive, che fino ad allora era il processo di educazione, avveniva nell'individuo adulto. Esistono delle cerimonie in tutte le tribù chiamate primitive, così tanto per intenderci, non che noi lo consideriamo, di ingresso del fanciullo nella società degli adulti. E questo vale per ogni società pagana. Il cristianesimo introduce la necessità di piegare il bambino alle credenze che, superando l'immanente, lo sottomettano al trascendente. Questo è stato possibile perché il cristianesimo ha introdotto non solo una struttura militare feroce, ma anche il condizionamento educazionale del bambino. La setta cattolica si è guardata attorno e ha incominciato ad individuare l'elemento sul quale fare leva per imporre il proprio condizionamento educazionale. Questo elemento è la famiglia. Ebbe buon gioco. Si trovò a gestire una situazione in cui la donna era in uno stato sociale comunque inferiore a quello del marito, anche se a Roma godeva di margini superiori a quelli che gli avrebbe garantito il cattolicesimo. E la situazione, questo vale anche per gli Etruschi e vale anche per i Babilonesi rispetto agli Assiri, e la situazione nei confronti dei bambini, che era una situazione di assoluta dipendenza dal padre. Partendo da questo, il cattolicesimo peggiorò la situazione e costruirà attraverso la magia nera la distruzione degli individui. Capitolo terzo, la famiglia. Per il discorso sulla coercizione familiare mi avvarrò di una traccia da Teorie dello sviluppo infantile di Alfred Baldwin, edizione 1976. Questo è un testo universitario, si usa nell'università di psicologia. È necessario comprendere che cosa sia la famiglia e come questa costruisca nel sistema sociale il crogiolo del male. Non appena fra due persone si instaura un rapporto interattivo tale da portare alla formazione della famiglia, si forma una diade che viene definita in psicologia come un ego e un alter, un lui e una lei o il soggetto in relazione ad un altro soggetto. La relazione innesca delle aspettative dall'una e dall'altra parte. Vengono fatte delle azioni che attendono delle reazioni. Questo insieme di azioni e reazioni altro non è che il rapporto familiare. In pratica, una famiglia diventa una sorta di microcosmo dove l'azione di uno dei componenti innesta la reazione degli altri o dell'altro. Le interdipendenze che si vengono a creare assumono forme diverse a seconda delle aspettative imposte dal sistema sociale. Ci si aspetta che il padre procuri lo stipendio lavorando fuori casa e che la moglie badi ai bambini e alle faccende domestiche. L'uno e l'altro comportamento comportano delle gratificazioni quando viene svolto in base alle aspettative. Esistono sistemi familiari più complessi nei quali interviene la domestica, genitori, suoceri, forme culturali diverse, eccetera. È necessario comprendere come anche in una famiglia esistono status e ruoli. In una famiglia può esserci la domestica che ha il ruolo di fare le pulizie, esattamente come la madre, ma non ha lo status della madre. Lo status è un ruolo che non si può fare a meno di occupare. Per cui ricordiamoci sempre queste due cose.
Fino a qualche anno fa la moglie era praticamente impedito, a parte le classi sociali più basse, un ruolo remunerativo. Il ruolo dei membri della famiglia deve essere socialmente rispettato, pena la reazione del sistema sociale cui la famiglia è parte. Questi è pronto a criticare ogni volta che i ruoli non sono perfettamente rispettati. La disapprovazione può manifestarsi soltanto con battute o con azioni feroci. Ricordo le invettive dei parroci fatti contro le ragazze che dai paesi andavano a lavorare nelle città. Questa concezione della famiglia obbedisce alle relazioni di interdipendenza, adattandosi alle richieste provenienti dal sistema sociale in relazione ai bisogni dei suoi componenti. Nello stesso tempo, questo sistema di diade è in grado di allentare lo stress che si accumula nell'individuo nell'assolvimento del proprio ruolo sociale. Non tutte le famiglie si adeguano ai ruoli. Alcune li sovvertono, ma sono sottoposte alla disapprovazione sociale o emarginate. Questo nucleo sociale ha il compito di formare il nuovo membro sociale. Il nuovo membro non deve essere funzionale a se stesso, ma deve essere funzionale alla perpetuazione del sistema sociale e dei suoi ruoli. In altre parole, i figli sono condizionati a funzionare nel sistema sociale esattamente come funzionano i loro genitori. L'educazione all'onestà è un elemento normale dell'educazione. Anche chi si ritiene disonesto deve dipendere dall'onestà degli altri. Anche se il soggetto rigetta l'onestà, deve comunque indicare l'onestà come valore sociale. L'onestà non è un elemento di comportamento degli individui sociali. L'intera struttura sociale si articola sull'inganno. Eppure, se insegnasse l'inganno, insegnerebbe a chiamare le cose col loro vero nome e non potrebbe più ingannare nessuno. Ecco allora che l'onestà diventa un valore etico che permette al sistema sociale di imbrogliare chi prende per reale quel valore. Per cui stiamoci un po' attenti, quei valori etici. La dualità familiare introduce, in altre parole, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio è buono. Anche se ha ammazzato milioni di persone, Dio è buono. Io ti insegno che Dio è buono. Bene, tu sei fesso a crederci che Dio è buono e tu sei fesso perché sarai immediatamente in ginocchio. Ma io che non sono fesso, il prete che non è fesso, il papa che non è fesso, il vescovo che non è fesso, che sanno benissimo che il Dio è un massacratore, è uno che ha macellato milioni di persone, loro sono pronti a rimacellare le persone. Proprio usando il discorso che Dio è buono e Dio è buono, sono pronti per massacrare altre persone. Mentre tu, che credi in questa favoletta che Dio è buono, sei pronto per essere in ginocchio. Questo significa il discorso. La dualità familiare riproduce nel bambino il proprio condizionamento. Come affermava Freud, il superio è una caratteristica essenziale della civiltà in cui viviamo. Questo, nonostante il condizionamento, per far funzionare il superio, sia distruttivo per l'individuo stesso. All'interno della diade si forma la triade con la nascita del bambino. Ma la diade non è una diade che tenta di crescere e di dilatarsi, ma è una diade divenuta. È una diade. La diade è madre o figlio, padre e moglie. Padre e moglie e padre e madre sono una diade. Moglie e figlio, donna e bambino sono un'altra diade. Ma la diade non è una diade che tenta di crescere e di dilatarsi, cioè il padre e la madre non tentano di crescere e di dilatarsi, ma è una diade divenuta, cioè loro sono stati creati da Dio. È una diade perfettamente inserita nel sistema sociale, che ha ucciso dentro di sé i bisogni di espansione. È una diade di individui in ginocchio e perciò incapaci di capire che il nuovo nato è un essere in espansione. Ma ritenendosi perfetti, ritengono che il nuovo nato sia stupido e che debba soltanto crescere. I bisogni che mettono al centro delle loro azioni sono loro stessi e il nuovo nato è solo un'interferenza nella loro esistenza. La dipendenza in quel momento è un meccanismo in formazione. Nella teoria psicoanalitica, la prima crisi della costruzione del bambino è una crisi di carattere orale. Che cos'è una crisi infantile? È il momento di trasformazione del bambino, il momento in cui sceglie di dare una direzione alla propria esistenza per soddisfare i propri bisogni. Il sistema sociale che il bambino incontra è il rapporto dualistico con la madre, un rapporto che si interrompe cambiando con la nascita.
da un rapporto totale a un rapporto di aspettative in azioni e reazioni. Cioè, prima di nascere il bambino è tutt'uno con la madre. Una volta nato si instaura un rapporto di azioni e di reazioni. La madre non conosce il bambino, lo ritiene stupido. La madre ignora le richieste di gratificazioni del bambino, ma tende a ricompensare una dipendenza diffusa. Cosa significa questo? Significa che la madre ignora i messaggi specifici e le specifiche richieste del bambino, di cui ignora i messaggi, ma i suoi sorrisi e la sua attenzione e il suo non sorriso, si può dire che la reazione della madre col bambino è caratterizzata da una dipendenza affettiva anziché da un rispetto che si deve alla persona. La madre vuole bene al bambino e pretende che il bambino risponda con affetto alle sue attenzioni. Lo punisce con le sue non attenzioni. L'attenzione della madre non è centrata sulle richieste che fa il bambino, ma su quanto lei ritiene che il bambino ha bisogni. Inoltre, la madre sacrifica continuamente il suo benessere personale per il figlio. In altre parole, anziché costruire il futuro del bambino, si costruisce una relazione socio-emotiva attraverso la quale la madre costruisce la dipendenza del bambino. Nel sistema madre-figlio i ruoli non vengono differenziati, ma rappresentano una continuazione della dipendenza sociale. Da qui la madre risulta essere il rappresentante del comando sociale nei confronti del bambino, al quale trasmette tutti i ruoli sociali, e il bambino, che non è in grado di discriminare il giudizio, diventa il ricettacolo emotivo di questa imposizione. Dunque, cura del bambino come mezzo per costruire la dipendenza dello stesso. Dopo il primissimo periodo si sono innestati nel bambino i meccanismi di dipendenza dalla madre, cosa che il bambino subisce in quanto non ha armi di critica. Poi si innesta il primo meccanismo di distacco. La prima differenziazione, che in psicanalisi viene definita la fase della crisi anale. Che cos'è la crisi anale? Sono gli insegnamenti della madre all'età fra 1 e 3 anni, quando il bambino viene addestrato all'esercizio delle funzioni corporali. Queste funzioni sono spesso imposte con la richiesta al bambino di obbedire e di conformarsi attraverso una imposizione che si fonda sulla dipendenza costruita nella fase orale. Quasi sempre la madre ignora i meccanismi, non gli interessano, non esistono meccanismi, lei è adulta, sapiente, i bambini sono ignoranti e devono solo obbedire. La creazione della dipendenza è talmente acquisito a livello sociale da non dover più essere messo in discussione, deve essere applicato, ci si deve conformare. In questo momento il bambino vede la madre come un potere superiore, ma nello stesso tempo come uno strumento col quale il bambino risolve i suoi problemi con l'esterno. Nello stesso tempo vive il rapporto in termini espressivi, in termini socio-emotivi, in quanto solo il rapporto affettivo è in grado di far funzionare quello strumento a suo favore. Il bambino comincia a comprendere i modelli di comportamento per coprire il suo ruolo sociale. Secondo alcuni pedagoghi, in questa fase i bambini cominciano ad intravedere, sia pur come riflesso, l'intero sistema sociale. Si prepara ad assumere il proprio ruolo sociale. Scusate un attimo. In questa fase, secondo alcuni, la dipendenza si sta trasformando. La madre si sostiene... La madre sostiene il bambino, ma nega il permeare della dipendenza precedente. La dipendenza fisica tende a scaricarsi, ma si cristallizza sulla dipendenza amorosa. La madre impone dipendenza fisica, ma sottomissione affettiva, e lo ottiene dando o sottraendo affetto. Si chiedono al bambino cose che lui non vuole fare e gli si chiede di essere indipendente, ma nello stesso tempo gli si impedisce di fare quello che vuole. Il bambino impara a sapere cosa significhi, cosa sia l'amore, l'essere soggetto di amore, cosa significa sottrarre amore. Il bambino impara il ricatto affettivo. La relazione madre-figlio è relativa alla soggettività della madre e del figlio. Ad esempio, il discorso su chiedere aiuto. Il bambino impara che per ottenere aiuto è necessario chiederlo. Ma come lo chiede dipende dalla personalità della madre
e dalla ricezione del bambino. La richiesta può essere accompagnata da stati d'ansia o di paura, o può bloccare queste sensazioni. In ultima analisi, questa fase è determinata da dipendenza che si fonda su amore, punizione, nutrizione e obblighi attraverso i quali costruire la dipendenza. In questa fase il bambino costruisce la sua dipendenza sia nei confronti della madre che per riflesso del sistema sociale. La terza fase coincide con la crisi edipica. In psicoanalisi, questa crisi corrisponde al momento in cui il maschio sviluppa desideri sessuali nei confronti della madre e sentimenti ostili nei confronti del padre per la sua posizione dominante. In realtà, questa crisi è un'evoluzione della crisi orale. È il tentativo da parte del figlio di dominare la dipendenza impostagli dalla madre. È il momento in cui nel bambino e nella bambina si radicalizzano i ruoli sociali e la dipendenza imposta nella prima fase si trasferisce in un gioco di controllo all'interno del sistema sociale, rappresentato dalla triade familiare. Il padre, in questo momento, entra in gioco in quanto padrone della famiglia, non in quanto genitore. Per la verità, fin prima del 1968 non esisteva il ruolo di genitore del padre, ma esisteva il ruolo di padre padrone della famiglia. In altre parole, il bambino acquista coscienza di una dimensione sociale diversa nella quale occupa un ruolo subalterno. Il padre viene indicato come padrone, capo, giudice, controllore e punitore. Gli atteggiamenti imposti nei confronti del capo devono essere rispettosi, forzati, riservati o ostili. In questa fase il bambino fagocita l'organizzazione sociale. Egli diventa essere sociale. Tutta la dipendenza della prima fase costruisce la relazione all'interno del sistema sociale. Egli deve accettare il ruolo che gli viene imposto, altrimenti viene ricattato o punito. L'assoggettamento al sistema sociale, come è avvenuto all'interno della famiglia, gli garantisce la sopravvivenza. Il periodo di crisi edipica coincide con l'affermazione del ricatto affettivo da parte della madre e con il riconoscimento della sottomissione al ricatto fisico determinato dal padre. Questo sistema di dipendenza si riproduce in termini sociali. Il bambino obbedisce al padre perché la madre, dalla quale subisce il ricatto affettivo, ne appoggia le richieste. La dipendenza, pur perdurando, si è ora trasformata in conformità e gratificazione affettiva. La gratificazione affettiva soddisfa bisogni e questo trova rispondenza nell'altro rafforzandone i comportamenti. In questa fase è il padre che dà o toglie approvazione. Lo scopo del padre è quello di determinare un comportamento maturo. Mentre la dipendenza costruita dall'amore della madre costruisce l'adesione del bambino agli scopi del padre. La quarta crisi è determinata dall'estensione dei ruoli acquisiti nella famiglia all'interno del sistema sociale. I giudizi del sistema sociale sui comportamenti fuori dalla famiglia costituiscono la gratificazione dei suoi adattamenti. Questa fase si presenta a 5-6 anni circa, ma al giorno d'oggi anche un po' prima. A quell'età il bambino ha acquisito i ruoli di padre e madre all'interno della famiglia e li estrinseca nel proprio ruolo maschile o femminile. Da quest'età il bambino manifesta nelle relazioni sociali quanto ha imparato dei ruoli all'interno della famiglia. Dalle approvazioni e dalle condanne egli impara come relazionarsi, quali sono i ruoli e come affrontarli, scegliendo il suo che fare in base agli strumenti che la famiglia gli ha dato. E qua è la fase in cui c'è l'asilo nido, c'è la scuola materna e il bambino sperimenta cosa ha imparato. Concludendo, la famiglia è l'organizzazione coercitiva per eccellenza, è l'organismo che forgia il bambino. Anche se la famiglia è legata al sistema sociale in cui vive, in realtà ha spazi di manovra nei confronti del figlio in relazione alle scelte dei genitori. Se il padre è un padrone, l'immagine del figlio lo rispecchierà. Se la madre ama truccarsi, la figlia crescerà truccandosi. Se in quella famiglia c'è amore per la lettura e la conoscenza, i figli cresceranno con amore per la lettura e la conoscenza. In ultima analisi, i figli crescono ad immagine dei genitori. Se questi sono perfettamente sottomessi al sistema sociale, i figli troveranno che sottomettersi è la forma più conveniente per vivere. La centralità deve essere posta sempre sui genitori. Sono i genitori che possono costruire un figlio uguale a se stessi o distruggerlo.
Nel sistema sociale i genitori che sono in ginocchio mettono in ginocchio i loro figli, gli insegnano la dipendenza e la sottomissione, gli insegnano che devono obbedire ad un padrone che all'interno della famiglia sono loro stessi e che nel contesto sociale sono i vari membri del potere di avere. Se i genitori ricercano la libertà, si chiedono il perché delle cose, analizzano le situazioni, cercano di capire, i figli cresceranno imitando questo fare. Questo è lo schema fondamentale sul quale si innesta il crogiolo del male. Noi abbiamo scelto la forma psicoanalitica per condurre il nostro ragionamento. Le variabili da introdurre sono tante, ma lo schema funzionale di base non varia molto. Il senso del crogiolo del male è la costruzione della dipendenza. Le variabili sono molte, ma questo è l'inizio. Scusate un attimo ancora. Con questo vi ho elencato un altro aspetto di come si forma il crogiolo del male, di come si forma l'involucro del male. La prossima trasmissione andrò avanti per definire le aspettative all'interno della famiglia, cioè alcune cose di traslazione fra famiglia e sistema sociale, e poi affronteremo il primo elemento del crogiolo del male, che sarà quello di insegnare al bambino, insegnare all'essere umano a mettersi al centro del mondo. Noi abbiamo detto che nel crogiolo dello stregone c'è un elemento fondamentale ed è quello toglierci dal centro del mondo, cioè non pensarsi padroni del mondo, non pensare che il mondo debba vivere ed esistere solo per noi, come ha detto il Dio creatore dei cristiani. Per cui nel crogiolo dello stregone c'è il togliersi dal centro del mondo. Nel sistema sociale invece è necessario far credere alle persone di essere al centro del mondo, di essere al centro dell'attenzione. Addirittura i cristiani giungono a un livello di follia talmente grande da pensare che il Dio creatore dell'universo possa pensare a farli guarire dalla malattia. Cioè, siamo a dei livelli di follia che veramente degenera il sistema sociale. E questo deve essere imposto al bambino, cioè viene imposto con la violenza al bambino, con una violenza atroce. Mentre invece il togliersi dal centro del mondo è un modo col quale prendersi in mano la responsabilità della propria esistenza, costruire il proprio cammino nella stregoneria. Bene, io qui ho finito la presentazione per oggi del crogiolo del male. Ho un po' di rassegna stampa, se qualcuno vuole telefonare, prendiamo pure le telefonate. Ricordo che il numero di Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM è 049 700 700 e cominciamo con la rassegna stampa di oggi. Allora, aborto resa di vescovi tedeschi, accolto il diktat papale col in crisi con gli alleati di governo. Cosa ha detto il Papa? Beh, io voglio che la Chiesa tedesca non faccia più, non rilasci più certificati di colloquio in modo che la donna possa abortire nei primi 3 mesi di gravidanza. Per cui tutti i consultori cattolici, non devono più rilasciare questo tipo di certificati. In pratica, cosa succede questo? Succede che la donna dovrà ricorrere a consultori diversi da quelli cattolici, non è un gran problema. Alcuni land hanno già detto che non finanzieranno più i consultori cattolici, in quanto sono delle vere e proprie organizzazioni per costruire la miseria. Vediamo un attimo. Pronto? 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 Vabbè. Su questo articolo della Repubblica c'è un articolo di Hans Kung. Ricordiamo che Hans Kung è un cristiano che se ne è uscito fuori, è stato più o meno allontanato perché non è d'accordo assolutamente col Vaticano. E fra le altre cose dice che il male più grosso della Chiesa Cattolica è l'assolutismo del Papa, cioè l'assolutismo di Wojtyla. Pronto? Ignorante, ignorante, fa una talpa. Questo è il livello dei cristiani. Quando avete a che fare con loro, pensate sempre che avete solo questo. Accendono roghi, insultano, non hanno nessuna ragione. Cioè, loro devono per forza mettere in ginocchio le persone davanti al loro Dio, altrimenti sono disperate e questo è un urlo di disperazione. Pronto?
Pronto? Pronto? Andiamo avanti ancora. Dal messaggio del Vaticano. Pronto, radiogramma? Pronto? Pronto? Sì, radiogramma? Sì, anch'io dico la mia. Sì? Sì, sì. Senta, quando fanno un santo hanno... Mi spiace, è caduta la linea, se richiami ti rimetto in diretta, grazie, scusa. Intanto che aspettiamo le telefonate, vediamo un pochino. Dalla Repubblica del 30 gennaio 1998. Messaggio del Vaticano per il piccolo Gabriele a cui hanno strappato gli organi per dargli un altro bambino che stava, l'hanno fatto partorire per togliere gli organi praticamente. Nella missiva firmata da Monsignor James Harvey si legge: gentile signora, con devota lettera ella ha confidato al Santo Padre le sue attuali difficoltà chiedendogli di pregare. Grato per il vostro gesto il pontefice la incoraggia a perseverare l'accettazione doverosa dei disegni di Dio, mentre assicura un ricordo all'altare, il cuore in parte a lei e da quanti le sono cari, in conformatrice benedizione apostolica, eccetera. Praticamente questa ha partorito un figlio soltanto per fargli togliere gli organi. Vi ricordo che uno delle maggiori attività dei cristiani, ed è cristianesimo in quanto è morale cristiana, non in quanto non è detto che siano cristiani quelli che lo facciano, anche se sono sempre cristiani, è il traffico d'organi dai bambini dei paesi del terzo mondo ai paesi occidentali. La Germania proibisce questo tipo di trapianti. Io sono molto scosso da queste cose perché non posso accettare le persone trattate come carne umana. Pronto? Radiogramma? Vabbè. Io non posso assolutamente accettare questo modo di leggere la vita, nel modo più assoluto e categorico. La natura ha dei sistemi per selezionarci, è vero, noi abbiamo le mani e abbiamo la possibilità di migliorare la selezione della natura, possiamo intervenire sulle selezioni naturali, possiamo evitare un sacco di cose, però già pensare di far partorire dei figli solo per poterli battezzare, perché poi alla fin fine la Chiesa Cattolica interessa soltanto battezzare i bambini. Proviamo a vederci un attimino qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica sui bambini. Pronto? Vediamo qual è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica dei bambini. Pronto? Sì? Dimmi tutto. Sì, senta. Faccio una riflessione mia personale. Sì? Ho visto la Madonna che piange sangue. Uno prima deve decidere il Papa, ma mi credo che il Papa non dà questa decisione, sì o no. Anche, non credo che lui sia lui che deve decidere se è vero o no. Però mi domando perché un santo deve essere, come mi sembra spiego, un santo deve essere protagonista gli fanno i santi per musine, ogni santo c'è una musina da piedi, santi, santini, librettini, messe, quanti soldi incassano, ma questo santo non è, mi penso che se una persona è santa una Madonna non mangia, non beve, non prende freddo, non ha niente. Perché deve essere trasformata in denaro? Questa è la mia opinione. Che lei forse... Non riesco a capire, è ricaduta anche questa. Mi spiace moltissimo, però il tuo pensiero l'ho capito. È solo una questione di soldi, perché l'unica cosa che interessa sono i soldi. Un millennio e mezzo più tardi, i loro discendenti, troppo coscienziosi per lasciare il destino dei bambini indesiderati al caso e alla gentilezza degli estranei, e troppo preoccupati dei legami familiari da lignaggio per accettare soluzioni di tipo puramente affettivo, intervennero per creare dei sistemi di assistenza pubblica. Un metodo, un attimo prima di prendere le telefonate, un metodo che garantisse che i bambini non sarebbero morti di fame o divorati dalle belve e che non sarebbero incorsi nel peccato di incesto in un bordello. Questo interessava i cattolici. Nelle città rinascimentali... Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, radiogramma.
vabbè, siamo l'imbecillità fatta stato. Nei gitali rinascimentali i neonati sparivano nella più assoluta tranquillità ed efficienza attraverso le porte girevoli degli ospizi gestiti dallo Stato, fuori dalla vista dell'oblio sociale o, più probabilmente, della morte per malattia. L'abbandono diventa un mistero ancora più fitto, nascosto all'opinione pubblica, dietro le mura dell'istituzione, dalle quali pochi riemergevano, infatti erano dei lager, qui i cattolici hanno solo costruito lager, mura che lasciavano scarse possibilità di adozione o di trionfo sulle avversità della condizione in cui si era nati. Gli estranei non dovevano più fare appello alla gentilezza per accogliere i bambini, ora erano pagati per salvarli. Ma siccome era il loro lavoro e si restavano appunto degli estranei, e i bambini allevati lontano dalla società, lontano dalle famiglie, senza lignaggio naturale o adottivo, morivano fra estranei, entravano nella società come estranei. Questi tutti morivano, una sorte maligna travolgendo intenzioni gentili, in esiti crudeli, alla fine aveva veramente unito due destini, che fino ad allora erano stati uniti soltanto nella retorica, l'abbandono e la morte. Wojtyla dovrebbe rispondere di questi delitti. Pronto? Questi sono tutti i delitti di cui Wojtyla deve rispondere. E la lettera che fa il Vaticano per essere riuscito a espiantare degli organi che tanto andranno a questo bravo Maurizio. Pronto, radiogramma? Bene. Andranno a questo bravo Maurizio è un'infamia dal mio punto di vista. Perché questo? Perché si arrivano, adesso si è arrivato a estrarre il cuore da Gabriele, dopo si ammazzeranno, come già si sta facendo, i bambini nel terzo mondo per strappare il cuore, i reni e il fegato. Questa è veramente aberrazione, ricordatevi. Andiamo avanti ancora con l'aborto peggiore dei lager, il cardinale Biffi. Infatti Biffi perché combatte l'aborto? Perché ha bisogno della miseria. Biffi ha bisogno di schiavi da vendere, ha bisogno di bambini cui strappargli gli organi. Ricordatevi questo. L'aborto è una forma di contraccezione ed è una forma, una scelta cosciente della persona, è una scelta cosciente della donna. La donna per i cattolici è solo merce, è solo bestiame, non è altro. Lo hanno dimostrato nel corso di 1500 anni e lo stanno dimostrando a tuttora. Per cui vedono un po' le donne se continuare in questo modo. Pronto? Pronto? Chiuso di merda. Ecco qua. Cioè, come vedete, i cristiani sono questo. Non sono e non possono essere altro, perché uguali al loro Dio, imitano il loro Dio. Il loro Dio è un assassino, è uno che uccide le persone che non si possono difendere, per cui loro insultano le persone. Beh, questo è normale. Cioè, non possono essere diversamente. Vediamo ancora un altro istituto. Pronto? Non devo neanche... Astriga, mi spiace che me l'hai da ragione, non sono neanche riuscito a metterti in diretta. Comunque dopo te metto in diretta se vuoi continuare, se no non ha importanza. Vediamo un attimo. Pronto, radiogramma? Dai. No, niente. Questo niente. Dunque, fini. Adesso comincio un po' a stufarmi anche di prendere sulle telefonate. Pronto, radiogramma? Stupido, come fai a parlare così? Ah, guarda che ti ho messo in diretta. Sì, sei un ignorante. Benissimo. Molto bene. Pensate un attimo cosa può essere il cristianesimo, cosa ha saccheggiato nella testa delle persone per non riuscire più a guardare il mondo che le circonda, non riescono più ad afferrare nulla se non questo. Chi cerca di dirgli qualcosa di diverso, loro devono insultare. Pensate che queste persone sono pronte ad accendere roghi, sono pronti a bruciare bambini, sono pronti a ricostruire campi di sterminio. Questo è il risultato di Wojtyla. Pronto, radiogramma? Pronto? Sì. Claudio? Sì, sono io. Sì, ciao, ti sento molto lontano. Claudio? Dimmi. Sì, ciao, sono Cesarina. Dimmi, Cesarina. Ascolta, ora sono un camignolante. Siamo in do, dai, Cesarina. Ci teniamo un parman. Ascolta, ma sta gente qua, è qui che va in chiesa, è qui che dopo gli dice chiediamo il perdono, vogliamoci tutti bene, vero? Vedi? Il ga un odio, il ga una repressione dentro che le robe non le neanche immaginavi, guarda, mi ti ho telefonato per solidarietà e per dirti che
Non lo so, ora sono camminerante, perché quando cavello preti, muneghe, suore, vescovi, congoniani, non congoniani, mi viene di tutto, ho detto capito. Immagino. Mi viene di tutto, mi viene. Immagino. E ora dica chi si vergogna, ma poi basta, non dico altro. Ciao Claudio. Ciao. 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 In effetti è vero, quando si toglie l'aspetto della superficialità, della propaganda, resta solo questo. Pronto radiogamma? Carina, vergognati. Ecco, brava stronza. Sei un bel pezzo di merda, perché finché insulti me va bene. Quando insulti qualcuno, allora sei un pezzo di merda. Pronto radiogamma? Sì? Mi senti, sono Andrea. Sì, ciao Andrea. Ascolta, c'era un articolo stamattina su un gazzettino, no? Che diceva che praticamente sono preoccupati i preti perché la gente non va più a confessarsi, no? Sì, è vero, l'ho sentito ieri. Aspetta, tra il peccato che ormai la gente non gliene frega più niente, è il sesso. Sì. Ecco, adesso io mi domando, ma se loro praticano la verginità, quelle robe lì, no, devono impormela anche a me, non ho mica capito. E questo è il loro pensiero, è il loro modo di fare questo. Cioè, vabbè. Dopo l'altro giorno ho fatto vedere là, sai che il santuario dove c'è la Madonna che piange, no? Ah, sì. Ecco, più in parte hanno fatto un negozietto dove vendono tutte le cagate uno. Lì, no? Vedessi che era la sala di bordello che no, hanno fatto? E hanno inquadrato uno con una foglia a 100.000 che comprava, era no, ti viene spontaneo dire, il marciume, la schifezza, cioè tutto quello che siete a Dio sta gente qua, no? Quello che ho detto prima, no? L'onestà come valore, il marciume. Ricordati. Se tu però credi all'onestà, sei fottuto. Ecco, dopo volevo dire delle cose, ma sono emozionato perché sentire sta gente che insulta così mi viene... Cioè, dovrebbero pensare un po' di più, capito? No, ma non possono pensare, ormai sono fottuti nel cervello, non ce mi la fanno mi sa che a me, perché... Aspettano solo di morire. C'è solo un marciume di clero, di gente che ormai comanda il mondo... Che fa schifo, hai capito? Che non so, vogliono imporre le cose agli altri, dopo loro fanno le cose più aberranti, più schifose di sta terra, hai capito? Cioè voglio dire che i peccati sono il sesso, cioè se a me piace una ragazza, peccato, è roba dall'altro mondo, no? Sì, è roba dall'altro mondo. Ok, ciao. Però loro vogliono che tu non usi il preservativo in modo di farti sì, ma sì, ma io non so come faccia la gente ad andare dietro, non riesco a capire. Ciao Claudio. Ciao Andrea, grazie. Pronto radiogamma? Claudio. Dimmi. Niente, volevo di chiederti un parere riguardo la pena di morte. Guarda, in questi giorni abbiamo visto parecchie volte il lettino, no? Ecco. Dimmi se non si... Scusami, ti dico solo senti, questo. Senti, io ti rispondo con le parole del libro dell'Anticristo. No, ti dico solo come si fa a fargli un'iniezione che fa morire, lasciarla lì 15 minuti in un lettino che non puoi neanche dimenarsi, non puoi neanche divincolarsi. Posso... Almeno rispettiamo e diciamo che assa che si divincola almeno 5 minuti prima di morire, disgraziato. No, io. Senti, posso darti un'altra riflessione peggiore? Dimmi, ti do un'altra riflessione peggiore. Pensa a quelli che hanno lavorato affinché questa a 12-13 anni si diventasse già un eroinomane. Ecco, come sì, hanno saccheggiato questo sistema sociale. Pensarlo, ho pensato perché questa cosa che ha fatto, c'era droga all'estremo, no? Sì, ecco. L'hanno prima l'hanno distrutta nella testa e dopo questa società viene distrutta da questi distrutta. Sciacalli, scusa. Oppure se doveva dargli a posto della pena di morte pene severissime. Perché se quei che ne vuoi a pena di morte, guarda che mi non so per la pena di morte, però scusa, neanche dire pene severissime oppure mettere le catene, mi consentì anche questo in questi giorni. No. E ora dimmi, penso che sta povera Carla preferiva morire, però lasciarla libera almeno 5 minuti prima di morire, sì, doveva lasciarla, no, su quel letto lì, quei fasce dappertutto, disgraziati, ecco questi. Non sono per scelta contro la pena di morte, non sono per scelta questa. Io dico qua non mi riguarda a me perché bisogna mettere se tante cose, che se i fiori che si gassa, quel che si è successo a disgrazia, però lasciarla a 14 anni, che se sapeva benissimo che doveva farla morire. Questo io sono contro. Ecco, perché sapeva che c'era faia, io ho ammesso che c'era faia. Cosa capiva sa 14 anni? L'hanno torturata perché per 14 anni.
Ma infatti questo dima è perché cattolicesimo, Va a stare di me perché vado in paradiso. Dai, va bene. Salve Claudio. Ciao, buona giornata. Pronto radiogramma? Allora, io non sono tendenzialmente contro la pena di morte, io sono tendenzialmente contro la tortura. Se una persona si decide di coparla, chi la copa? Questo è il mio punto. Però quello che a me fa schifo, quello che a me dà aberrazione, è la distruzione di un sistema sociale. Il pazzo di Nazareth viene a dire, non è quello che entra nell'uomo che danneggia l'uomo, ma è quello che esce dall'uomo che lo danneggia. In pratica, se lei si è drogata a 12 anni, se lei è ammazzato, se lei ha pensato di fare qualcosa, non è perché è stata costruita in questo modo da un sistema sociale marcio, è perché lei era malvagia. Questo modo di ragionare è pura e semplice aberrazione. Allora, cos'è la cosa importante? È cambiare il modo di vivere, cambiare il senso della vita. E purtroppo questo nel cristianesimo è impedito. Pronto radiogramma? Claudio? Dimmi, ciao. Ciao, sono Roberta. Ciao Roberta. Quello che non riesco a capire, Mino, per esempio, tutto quello che ti dici è vero. non che se, niente da dire. E ti dici con accanimento così talmente, no? Si sente che ti sei accanito, no? Però quello che non riesco a capire, queste persone, no? Per cose che non ti dà la spiegazione del perché ti non vuoi capirti. Se cioè, l'offesa non capisco, avete capito? Roberta, necrogiolo del male, io sto spiegando perché loro non mi possono capire. Perché è entrato talmente nelle fibre, talmente nell'energia, talmente nella testa, al modo così profondo, che sono disperate. Ma guarda che fino a 20 anni fa, fino a 20 anni fa, no, ma anche adesso. C'ero anch'io inquadrata così, capito? Pronto? Sì, ti sento. Non riesco a capire, cioè non riesco a capire, venire fuori a offendere così fino a se stesso, così, ti si qua, ti si ha. Cioè, anche a me, secondo me, sarà qualcuno che ti farà del male, perché ti sei troppo accanito. Cioè, pur essendo d'accordo, anche a me il contesto come che ti dici le robe, ti contesto, però non posso dire che non è vero, che ti capisco, perché i fatti sono qui. Ecco, cioè, mi fuori, non so dici il perché, perché non è vero, portai prove, non so. Vabbè. Ciao, ti ascolto. Ciao, grazie. Finora non mi hanno ancora strappato la lingua né mi hanno torturato per questo, per altre cose sì, ma per questo non ancora. Sul Gazzettino del 30 gennaio 1998 c'è un'opinione di Massimo Fini. Massimo Fini è uno studioso, non segretario di Avanguardia Nazionale. Pronto al diagramma? Pronto? Sì? Senta, visto che questa ragazza si è fatta cristiana anche, pregato. Il Papa che è più potente di tutti, che ha detto di fermare questo gorro, perché non l'ha fermato? Allora questo Papa a cosa serve? Si è chiesto lui che è il più potente del mondo, era anche una cristiana, non ha saputo di fermare, questo vuol dire che un uomo che non conta tanto come me è solo lì per mucchiare, perché signori ricordatevi, la droga, le armi, tutti passano per il Vaticano. Tutti hanno interesse, le guerre, basta che io dica una parola, una guerra si ferma se vuole, basta che vuole dire, però è un uomo, ha tentato di farlo ma non è stato capace, allora è anche lui come me, che se lo dicevo io non mi devo ascolto, che sono una porra diavola, ma non l'hanno ascoltato neanche lui, così è proprio un pantalone come tutti. Va bene. Il problema è un altro, è che lui per propaganda ufficialmente ha detto questo. In realtà lui ha detto di ammazzarla sta donna. E dov'è che l'ha detto? L'ha detto nel Catechismo Universale. Ricordate? Lo Stato può uccidere delle persone qualora ritenga che debba farlo. Lo Stato, il potere, il più forte può uccidere il più debole. Questo fa parte del Catechismo Universale. Poi l'hanno ultimamente un po' cambiato, credo si siano accorti che qualcosa non quadra. Però fino all'altro giorno l'esperimento del Catechismo Universale diceva questo. Per cui chiaramente il Papa pubblicamente ha detto questo. In privato non gliene fregava assolutamente niente, come non gli frega niente delle persone. Le persone sono bestiame. Poi ditemi che sono un idiota. Pronto radiogramma? Sì, pronto? Sì. Ma io...
Adesso sul discorso della ragazza che hanno ucciso, no? La donna là. Io so che il Papa si è battuto abbastanza perché non vada uccisa questa donna. No, non capisco il tuo discorso, perché mi sembra che tu mi stai girando le carte sotto il naso. No. Dove sei andato a parlare? Non ti sento più. Ha fatto delle dichiarazioni per cui lei, in quanto lei è cattolica, punto e basta. No, guarda che lui si è battuto abbastanza per fare salvare questa donna. Senti, non devi girare le cose. Senti, amica mia, noi abbiamo 3 miliardi di morti ammazzati dai cattolici. Per cui... Insomma, qui nazione là, non viene frega del Papa, e fa quello che vuoi, ma non sta a dire che il Papa non si è messo in mezzo su queste robe qua. No, non diciamo sciocchezze. Su. Non dici sciocchezze, dai, fammi un piacere. Allora, dici le cose come stanno, perché le orecchie le ho anch'io, sai, le ascolto anch'io il telegiornale. Esistono i fatti. Non ti sento, parla per il microfono. Sì, d'accordo. Mi senti? Adesso sì. Esiste i fatti che sono quelli del catechismo universale. Il catechismo del Papa dice che il potere può uccidere il più debole. Ma insomma, questo è per cui insomma, non credo quello che stai dicendo te, perché il Papa non fa queste cose, non devi dire queste cose. Senti, è assurdo, non mi fai girare le palle perché... Ma è così, dire le cose, non devi girare le cose, è devi così. Dire come stanno, perché le orecchie, ci sono gente che le ha addosso. Ma è sai così, solo te, mia, ma dai, dici le cose come stanno, dici la verità. Non ne frega assolutamente niente. Il Papa delle persone che vanno a morte non gliene frega assolutamente niente, se non nella misura in cui gli permettono di fare una bella figura. Cioè, a lui di tutta la gente che viene ammazzata non gliene frega niente, però fa il bel proclama per i rapinatori che rilasciano Serrantini, là, il sequestrato. Però tutte le migliaia di persone che soffrono tutti i giorni, che stanno nella merda, non gliene frega niente perché sono solo bestiame del gregge. Ricordatevi che il Papa è il rappresentante del Dio in terra e per lui le persone sono solo come quelle a Sodoma e Gomorra che vanno ammazzate. Questo è il concetto generale del cattolicesimo, non un altro. Pronto? Pronto, radiogramma?